Dopo due lunghi anni di stop forzato è tornata la grande festa aretina, Pescaiola da vivere, l'evento organizzato da Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Commercio, quando si dimostra che una zona, un quartiere come questo vive anche di commercio, ma non solo, il commercio è il fulcro anche della vita di una periferia che poi così periferia non è, anzi io la vedrei proprio come un centro commerciale ma soprattutto sociale e un centro davvero di vita, vitalità, di comunità, delle famiglie, ma di un mondo che veramente si stringe e è attivo intorno a un settore che ha dimostrato tanta tenacia in questi anni anche di grandi difficoltà, ma che oggi riparte, riapre e si riapre ovviamente con quella voglia di vivere e di aprire e aprirsi al mondo come è giusto che sia. È tornato anche il quartiere nel commercio, giunto alla sua terza edizione. Si tratta del riconoscimento alle imprese di Pescaiola in attività da almeno 20 anni. La caratteristica di Pescaiola è veramente, come tu hai detto, un quartiere, quindi ha una sua identità, e di questa identità fanno parte un numero considerevole di esercizi. Mi verrebbe da dire vecchio stile, quindi piccoli esercizi dove trovi le varie cose in ogni negozio diverso da un altro. Non c'è la logica della grande distribuzione, c'è la logica del paese. Questo è un pezzo di Arezzo importante, ha una storia, ha una sua tradizione, ha una sua identità. E ringrazio tutti i commercianti, nel caso specifico quelli che sono stati spremiati questa sera, perché oggi in post pandemia aprire un negozio tutte le mattine e fare un servizio per i cittadini ci rappresenta anche una buona dose di coraggio. Spazio poi, come sempre, sino a luna di notte alle degustazioni, alle esibizioni sportive, alle sfilate di moda e alla danza al ritmo della musica dei migliori DJ. Quando tu non nel mondo, quando